Bella integralina, che belle bollicine, la nostra acciughina. Guardate che struttura che ha. Vacca boia. L'altro giorno un ragazzo mi ha chiesto di provare a preparare le pizzette rosse, quelle dei forni romani, quelle pizzette belle rosse, belle sugose, scrocchiarelle, buone. Le ho fatte a un video che dovrebbe essere già uscito sul canale e non vi nego che mi hanno fatto impazzire perché effettivamente era tanti anni che non sentivo un profumo del genere, un sapore del genere. Oggi è sabato, è il giorno di rinfresco del mio lievito madre e come vi ho sempre detto, al posto che buttare l'esubero lo andiamo a cercare di riutilizzare, esattamente come fosse un prefermento, quasi come fosse una biga, ma risparmiandoci le 16, 18, 20 ore di fermentazione, evitando di fare uno spreco, preparandomi la cena e preparandovi un video a voi dove vi faccio vedere come cercare di valorizzare ed evitare uno scarto. Cominciamo, io ho qui su già tutta la lista della spesa, quello che ci serve. Cominciamo con la prima lavorazione, vi faccio vedere come usare il lievito madre, partiamo con la prima autolisi e partiamo con tutto il resto, lista della spesa. Ma prima della lista della spesa, come ogni volta, vi ringrazio del supporto che mi state dando ai video, ai like, al commento e tutto quanto. Anche una semplice visualizzazione vuol dire che ci siete e apprezzo tanto. Vi invito, chi ancora non l'ha fatto, di iscriversi al canale accendendo la campanella per non perdere i prossimi video e rimanere aggiornato sugli scorsi. Lasciare un cuoricino e scrivermi qual è la vostra pizza preferita, la combinazione o comunque i gusti che per voi sono simbolo della pizza perfetta. Lista della spesa. Da 250 g di farina, 3 g di lievito di birra fresco, 50 g di farina e 7 cereali. Qua abbiamo 250 g di esubero oppure 250 g di biga. Adesso vi spiego come fare, come sostituirlo. 276 ml di acqua, 15 g di sale e 10 g di malto. Per chi segue questa procedura, quindi con il lievito madre, che cosa fa? Io questo qui non l'ho rinfrescato, è l'esubero. Ho tirato fuori il mio lievito madre dal frigo, l'ho fatto acclimatare a temperatura ambiente per un'oretta. Fatto questo, l'ho messo in acqua calda a circa 40 gradi con all'interno un cucchiaino di zucchero per un 25 minuti circa. E adesso andiamo a mettere in planetaria con la foglia montandolo con metà dell'acqua. Se non avete il lievito madre ma volete fare questo lavoro con la biga, che cosa potete fare? Lavorate 170 g di farina, una farina che vi duri le 24 ore di fermentazione, quindi con un W di almeno 260, 80 ml di acqua e 1,5 g di lievito, 1,7 g, 1,5 g di lievito di birra sciolto nell'acqua, aggiunto le farine, mescolate ottenendo degli straccetti e fate fermentare a 16-18 ore a 16-18 gradi più o meno. Cominciamo. Il lievito madre dentro, mettere il malto, circa metà dell'acqua totale più o meno, e andiamo a sciogliere montandolo con la frusta finché non avremo una crema. Stesso discorso vale per la biga, se utilizziamo la biga la mettiamo in planetaria, la andiamo a sciogliere con l'acqua, una volta sciolta aggiungiamo le farine e facciamo partire l'autolisi. Ottenuta una crema, spegniamo, dentro con le farine e il lievito, e con la foglia andiamo a mescolare tutto finché non avremo una sorta di biga. Esattamente questo, dobbiamo avere tutto chiamato in causa, degli straccetti. Ma non ci dovrà essere maglia. Adesso copriamo e facciamo riposare 20 minuti e mezz'ora. Dopo 20 minuti, gancio e ricominciamo a fare lavorare. Facciamo andare la nostra base in prima velocità per un 5-7 minuti circa da sola. Dovrà cominciare a strutturarsi perché già all'interno c'è il 60% di acqua. Dovrà cominciare a strutturarsi, dovrà cominciare a legare e quando sarà ben incordato e avremo un composto bello, sale e acqua a filo. Il nostro impasto sta prendendo forza, sale. Facciamo andare 2 minuti e poi l'acqua qualche goccia alla volta, così l'assorbe subito e non si affoga. Giochiamo con le varie velocità, vedete, boccale ben pulito, acqua a filo. Quando l'abbiamo finita, 2 cucchiai di olio, uno alla volta. Tiro le pieghe. E lo facciamo raddoppiare. Signori, dopo più o meno 2 orette, indicativamente, il nostro composto è bello che è raddoppiato. Adesso, semola sul piano, lo andiamo a trasferire. Stiamo attenti che la semola non vada all'interno e la andiamo a formare. Prendiamo praticamente tutti i punti, li andiamo a portare al centro. Quindi partiamo da qua e da qua.
lo portiamo dentro. Adesso andiamo a unire tutti gli altri fiocchi, vedete qua, dentro, con questa teniamo, stiamo attenti a non far entrare semola all'interno, perché sennò non chiude, e una volta che tutti i lati sono chiusi, portiamo al centro. Teglia 30x40, andiamo ad ungere e trasferiamo la nostra pagnottina all'interno. Pellicola e facciamo lievitare per almeno 2-3 ore. Dovrà almeno triplicare di volume. Ci vediamo tra un po'. Signori, dopo circa 2 ore e una sfornata di pane nel mentre. Raga, guardate qua, ho fatto la ciabatta. L'ho fatta io veramente. Vi ho registrato chiaramente anche questo ed è un video che uscirà probabilmente subito dopo questo qui. Quindi, se vuoi anche una ricettina di una ciabatta fatta in casa partendo da uno scarto, non sto scherzando, iscriviti al canale. E una volta che ti iscrivi, lasci like e lasci un commentino. Dunque, la nostra pizza, dopo un'ora e un po', gli manca ancora, sta crescendo. Questa qua la andremo a cuocere. Voglio provare di cuocerla diversamente, nel senso che gli andrò a mettere su poco pomodoro. Perché? Perché così non andrò a rallentare il suo sviluppo, essendoci troppa umidità, essendoci tanta roba su da dover tirare su nell'impasto in cottura. Io vado a cuocere il pomodoro, andiamo a dargli una, non vi dico una cottura completa, ma una bella precottura. Perché? Perché non gliela andiamo a mettere poco su. La pizza cresce, la pizza parte, quando gli mancherà poco, perché io la voglio bella pomodorosa, gli vado ad aggiungere altro pomodoro. Se io gli andassi ad aggiungere altro pomodoro, o comunque la quantità che vorrei io, a fine cottura della pizza, vi rendete conto che tempo che il pomodoro cuoce la pizza brucia. Quindi per evitare questo qua, noi ci prepariamo un pomodoro cotto, dove riusciamo anche ad avere un pomodoro più tirato, più concentrato e anche più buono alla fine, e non abbiamo il pericolo di trovarci alla fine con il pomodoro crudo. Quindi andiamo a cuocere il pomodoro. Casseruola sul fuoco, olio, spicchio d'aglio dentro, dolce, deve diventare bello imbrunito senza bruciare e lasciare tutti i suoi profumi. Quando il nostro aglio sarà così, passata di pomodoro, pizzico di sale, basilico, principalmente gambi e qualche foglia, e facciamo andare pianino. Dopo circa 2 ore la nostra pizza è bella che raddoppiata. Adesso accendiamo il forno, così arriva in temperatura, semola sul banco e andiamo a cappottare. L'andiamo a cappottare, quindi andiamo sotto con le mani, sigilliamo la circonferenza. Sotto con le mani, via con l'eccesso, e la riportiamo in teglia. Andiamo ad aggiungere il pomodoro, poco che vado a spennellare giusto per sporcare e cuocerla, e l'andiamo ad infornare in forno caldo sulla pietra refrattaria a 230 gradi, vi direi per un quarto d'ora circa. Vedete le bollicine? Per un quarto d'ora circa. Poi una volta che ha fatto quello lì, vado a vedere com'è messa e valuto quando mettergli l'altro pomodoro. Voglio fare una sorta di marinara, quindi acciughe, origano e basta. Dappertutto, non voglio che ci sia magari il cornicione tipo una pizza napoletana normale. L'ha messo ovunque, un filo d'olio e l'inforniamo. Allora, dopo 12 minuti, la nostra pizza sta crescendo anche fin troppo bene. Adesso l'andiamo a mettere su una griglia con l'altro pomodoro. Bella asciutta, si prende l'ultima botta di calore che necessita. L'altro pomodoro che vi dicevo prima, che così il suo sviluppo non è stato intaccato, ma noi riusciamo a servire una pizza bella pomodorosa e non rischiamo che il nostro prodotto possa risultare crudo. Dentro. Dopo altri 10 minuti, acciughe, che ho scoperto da poco che le amo, basilico, se sulla marinara non ci va, gli dà un aspetto meraviglioso, e origano di giù. E tu che sei un attento, giustamente mi dirai, fra, manca l'aglio. Manca l'aglio, quello intero, noi l'abbiamo utilizzato nel pomodoro, il pomodoro è già aromatizzato di aglio, e se io stasera esco e devo limonare qualcuno, almeno... Non succede, ma metti che ci salviamo. Bella integralina, ma che belle bollicine. La nostra acciughina. Tutto questo perché ho scoperto da poco il mio amore per le acciughine.
Vacca boia. Bella pomodorosa, sapida. Sotto. Madonna, bella dorata. Sta mossa di mettere il pomodoro a tre quarti di cottura è la svolta. Cioè la svolta se ti piace una pizza pomodorosa. Guardate che struttura che ha. Io vi vorrei ricordare che lei è nata da uno scarto. Cioè la base di questo prefermento è stato il nostro lievito madre che avremmo dovuto buttare. Regà, pizza con le acciughe è una mina. Detto ciò, io chiudo il video che così mi siedo e degusto la mia preparazione. Spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento, che vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto 10 minuti. Ho dato anche qualche piccolo spunto sull'utilizzare il vostro lievito madre e perché no sul fare questo giochino qui del pomodoro. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Vi invito a supportare il video lasciando un mi piace, lasciandomi un commento, scrivendovi se vi piace o no la pizza con le acciughe e di iscrivervi al canale accendendo la campanella. Raga, per voi non vuol dire nulla, è un semplice click con il dito o un touch sullo schermo, ma per noi una bella pacca sulla spalla, perché è come se il nostro capo ci dicesse: bravo, hai fatto un bel lavoro. Mi siedo che si fredda. Ciao boys.